Matera celebra i più grandi interpreti della pop art, dagli omini stilizzati di Ehring che abbracciano, amano e danzano, dalle strisce di fumetti a puntini trasformate in arte da Lichtenstein, alla genialità di Warhol, fino alla parola che diventa immagine nelle opere di Indiana. La mostra Matera Universo Pop invade le sale della Fondazione Sassi per un percorso completo attraverso oltre 40 capolavori provenienti da collezioni private, tappe fondamentali della produzione culturale e artistica mondiale che ha rivoluzionato il modo di concepire l'opera d'arte, chiamata a misurarsi con la cultura di massa e i nuovi media. Un progetto espositivo inedito che racconta un periodo storico che ha stravolto completamente il mondo dell'arte fino ai giorni nostri. Abbiamo iniziato a febbraio scorso con Andy Warhol, poi abbiamo fatto l'Istituto Luce, i giovani artisti, pittori lucani della Puglia e ritorniamo ora alla grande arte internazionale con una mostra molto varia che però si concentra su quello che è stato uno dei fenomeni più importanti dell'arte nella seconda metà del secolo scorso. Abbiamo grandi artisti che siamo riusciti ad avere grazie al nostro critico che li ha reperiti da tutta Italia e non solo, e questo testimonia di questo mix che noi vogliamo mantenere fra promozione di intelligenze, creatività, geni, talenti locali, ma anche uno sguardo grande all'arte e alla cultura internazionale. Per di più lo facciamo in due mesi che non sono il massimo, diciamo, tra il periodo natalizio dell'affluenza turistica nella nostra città, però contribuiamo a costituire un'ulteriore occasione per ampliare l'offerta culturale e contribuire a mantenere forte questo trend che la città sta vivendo in questo periodo. Sono stati scelti artisti di fama internazionale, come diceva, scelti dal curatore della mostra, ma che ancora oggi possiamo ritenere attuali. Ma sì, io credo di sì, perché il tema dell'arte, di che cosa è diventata l'arte, le loro provocazioni continue con questo mix fra commerciale e artistico, quando in passato venivano distinti questi momenti, e il fatto che sono in linea con la massificazione e quindi con un completo concetto, non siamo più alla cultura d'élite, non siamo più all'aristocrazia intellettuale, ma siamo a una nuova fase. Questi artisti che noi esponiamo con le tecniche nuove che hanno fatto, con questo mix, ripeto, rispetto anche alla parte più commerciale, che non significa commercializzare l'arte, ma significa che l'arte cambia e fa i conti con il nuovo mercato, con i nuovi gusti, con le nuove tendenze, con un nuovo pubblico che si affaccia a questo. Io credo che questa lezione o questo messaggio, a mio avviso, è tuttora valido e comunque è una ragione per interpretare. Noi faremo grande attenzione anche, come abbiamo fatto l'altra volta, a chiamare le scuole, facciamo delle offerte speciali con delle visite guidate da giovani laureati in arte e valorizziamo anche i ragazzi qui che hanno studiato e che devono mettere a frutto i loro studi, proprio perché vogliamo una lettura consapevole, non meramente epidermica, non meramente esterna, e quindi anche durante le visite normali i nostri ragazzi che sono qui accompagneranno i visitatori per dare quegli elementi, quelle nozioni che servono a decodificare meglio questi messaggi che sembrano non esistere, perché sembrano alcune volte che sono fotografie o non sono vere opere d'arte, ma invece nascondono messaggi forti che è bene esplicitarli e farli comprendere a tutti. Matera Universo Pop riunisce i grandi interpreti della pop art, 5 gli artisti in esposizione fino al prossimo 4 di febbraio. Diciamo che la mostra, insomma, è un progetto molto interessante, credo sia un progetto inedito per Matera, perché abbiamo in mostra appunto delle opere, non conosciute, ad esempio partendo da questo ambiente, che è l'ambiente che apre un po' il periodo e apre appunto la mostra, che è la stanza che io ho dedicato a Robert Rauschenberg. Abbiamo una carrellata di lavori che comprendono i diversi periodi di operatività dell'artista, quindi partendo dal periodo indiano, che appunto l'artista ha realizzato delle opere con dei materiali tipici proprio indiani. Infatti in questo caso abbiamo delle sculture realizzate con fango e paglia, fino ad arrivare al periodo giapponese con delle stoffe tipicamente giapponesi, oltre al periodo cinese, dove appunto l'artista assemblava materiali tipici proprio del territorio,
perché insomma Rauschenberg era un artista che amava viaggiare, quindi trasportava proprio l'idea del viaggio, questo concetto del viaggio nel suo lavoro. Quindi, come dire, si impossessava di tutte le caratteristiche, di tutte le usanze, di tutti i materiali adoperati in quel territorio e li trasferiva appunto nel proprio lavoro. Quindi questo è uno, ad esempio, degli esempi di opere con dei materiali tipicamente adoperati dalla Cina. Ci siamo spostati nella seconda sala, un altro grande artista. Roy Lichtenstein è, diciamo, uno dei più riconosciuti della pop art americana, perché appunto di ispirazione fumettistica. Ho raccolto, diciamo, tutta una serie di lavori che rappresentano al meglio appunto la filosofia di quest'artista. Quindi, come possiamo vedere, la tipica vignetta, le tipiche frasi rappresentate dall'artista con lo sfondo e tutta l'evoluzione che poi Lichtenstein ha dato fino ad oggi, che è appunto tutto un lavoro sviluppato sulla grafica. E, ad esempio, lì alle nostre spalle abbiamo un'opera importantissima che è omaggio a Picasso, dove l'artista appunto inserisce degli elementi di un'opera di Picasso, quindi la testa di donna con il contenitore di pennelli, sino alle piramidi, a temple, insomma c'è una buona carrellata di lavori. E qui siamo ad Andy Warhol. Qui siamo ad Andy Warhol, però un Andy Warhol abbastanza inedito, perché noi siamo abituati a conoscere altri lavori di Andy Warhol, quindi le varie icone dello spettacolo, della musica. Qui siamo un tantino prima di quel periodo lì e ho raccolto tutta una serie di disegni inediti che Andy Warhol ha realizzato in diversi periodi, tipo questo qui che ci sono le due bambine, oppure lì abbiamo il ritratto di Sigmund Freud. Insomma, è una fase a cavallo tra il pre e il post pop art, che ci serve a capire poi appunto dove l'artista e tutta l'evoluzione dell'artista, insomma, dopo, post. Qui ancora Warhol, un più classico Warhol insieme a Indiana. E qui siamo di fronte appunto a una delle icone più famose di Andy Warhol, che è la Marilyn. In questo caso abbiamo un lavoro molto particolare, perché questa non è la Marilyn realizzata da Warhol nel 1967, ma ha una storia un po' particolare, cioè è una Marilyn fatta, realizzata da uno degli assistenti di Andy Warhol, è appunto un lavoro riconosciuto dopo da Andy Warhol. Infatti si chiamano Marilyn This Is Not By Me, cioè Warhol scoprì all'epoca che uno dei suoi assistenti a sua insaputa realizzò appunto questa serie di Marilyn e, anziché distruggerle, come dire, ha dato come una sorta di valore aggiunto. Quindi abbiamo un doppio significato storico, appunto scrivendo sull'opera This Is Not Me, quindi questa non è opera mia, by Andy Warhol. Quindi è un gioco di concettuale tra parole e opera, insomma, molto particolare. In questa sala ancora Warhol, Indiana, ma soprattutto Kit Haring. Devo dire, sono riuscito ad ottenere un pezzo abbastanza importante di Kit Haring, perché è uno smalto su tavola, un pezzo che ha un valore, insomma, storico e soprattutto economico non indifferente, quindi averlo qui a Matera è secondo me molto molto importante. Quindi io credo che Kit Haring non abbia bisogno di presentazioni, come dire, è l'anello finale di tutto quel periodo che va a chiudere, insomma,
tutta l'evoluzione che la pop art e gli Stati Uniti hanno avuto nel mondo dell'arte in quel periodo. Un'esposizione che possiamo dire termina con altri quadri di Warhol, ma soprattutto con scatti fotografici. Scatti fotografici, c'è una serie di Polaroid di diversi periodi dove Warhol ha ripreso in diverse situazioni, in diversi periodi, diversi personaggi della storia, quindi da Liza Minnelli a Robert Mapplethorpe, insomma tutti i personaggi che in quel periodo ruotavano intorno appunto alla pop art e ruotavano intorno al mondo dell'arte, al mondo della moda, al mondo della musica. Lui si divertiva appunto a divorare immagini attraverso la macchina fotografica e riprendere, soprattutto si divertiva a riprendere questi personaggi in situazioni completamente inconsuete, nel senso non è che non riprendeva gente in posa, ma prendeva appunto gente in momenti di normale vita quotidiana. Quindi, come dire, attraverso la Polaroid noi riusciamo a capire anche lo stato d'animo, no, di una persona in quel momento, in un momento normalissimo della giornata.